Lorenzo, siete diventati nuove creature, vi siete rivestiti di Cristo. Questa veste bianca sia segno della vostra nuova dignità. Aiutati dalle parole e dall'esempio dei vostri cari, portatela senza macchia per la vita eterna. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a voi padrini e madrine, è affidato questo segno della Pasqua, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che i vostri bambini, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce e, perseverando nella fede, vadano incontro al Signore che viene con tutti i santi nel Regno dei Cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, vi conceda di ascoltare presto la sua parola, di professare la vostra fede, a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Oggi pomeriggio alle 3 c'è il film per i bimbi, come tutte le domeniche, alle 18 l'incontro mensile del gruppo delle famiglie. Domani sera alle 21 c'è il secondo incontro per i genitori e gli educatori con la dottoressa Barlini sull'educazione all'affettività nella preadolescenza, mentre giovedì sera alle 21 l'incontro con un operatore della Papa Giovanni sull'attuale crisi economica. Domenica prossima è la giornata per la vita. A questa messa faremo festa in particolare con la benedizione di tutti i bambini e in modo particolare faremo festa con i bimbi battezzati nell'ultimo anno. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona festa, buona domenica.